Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 57esimo episodio della nostra Master League con la Roma, signori. Allora, noi veniamo dallo scorso video in cui abbiamo battuto il Leeds 2-0, signori, e ci siamo matematicamente proclamati vincitori dello scudetto perché abbiamo, da cazzo la stanno, 9 punti di vantaggio sulla Lazio che è seconda in classifica e a noi, signori, mancano precisamente due partite con Valencia e Manchester United. Quindi nel video di oggi affronteremo il Valencia, nel video di domani, domenica, affronteremo il Manchester United e finiremo la stagione. Allora, signori, io ho letto tutti i vostri commenti e i vostri suggerimenti perché vi avevo chiesto se fare un'altra stagione con la Roma oppure iniziarne una nuova, cambiandola, aumentando la difficoltà. Mi avete detto di fare una terza stagione con la Roma vincendo la Champions, signori, ma la Champions purtroppo non c'è in questa competizione, in questa versione di PES. E andremo a rifare un altro campionato uguale a questo. L'unica cosa eventualmente è che potremmo migliorare ancora di più la rosa, quindi magari comprare qualche altro giocatore per migliorare ancora di più la squadra, oppure potremmo riniziare un'altra stagione cambiando squadra, ripartendo dalla Serie B, aumentando la difficoltà e vedendo se riusciamo ad eguagliare i risultati portati a casa con la Roma, ovviamente non comprando magari gli stessi giocatori che abbiamo comprato in questa serie, e sarà difficile perché dovremo trovare giocatori diversi. Detto questo, signori, io ancora non ho deciso, e di sicuro intanto ci portiamo a casa l'episodio di oggi e l'episodio di domani. Lunedì vediamo un attimino, voi continuate a darmi le vostre preferenze. E ora, a sentimento, signori, sarei più per iniziare una nuova serie, di nuovo dalla serie B, mettendo difficoltà più alta e magari partendo proprio con l'Inter. In questo caso potremmo appunto magari puntare a giocatori dell'Inter, a ricostruire proprio l'Inter e con qualche innesto in più. Però non lo so, signori, vediamo un attimino. Voi continuate a darmi consigli. Detto questo, prima di partire il video di oggi, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. E vi ricordo sempre di iscrivervi. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo in quisquilie varie e partiamo con il penultimo incontro. Allora, da un lato ci sono legato affettivamente a questa Roma. E quindi lasciarla così mi dispiace un po' che. Impostazioni suono, no? No, va bene così. Mi dispiacerebbe un pochetto lasciarla, abbandonarla. Aspetta, ma se io faccio gestione formazione e ti dico carica la Roma, memory card 1, tu per caso, così, chiedo per un amico, me la carichi di botto? Chiedo per un amico. Non mi ha caricato un cacchio. Va bene, signori. Quindi andiamo a rifare tutta quanta la formazione. E cambia, noi giocavamo con questo schema di qua, perfetto. Modifichiamo la posizione, portiamo tutti più avanti. E quindi non lo so, signori. A sentimento mi piacerebbe continuare un'altra stagione con la Roma perché mi dispiace lasciarla, ma prima o poi dovremo lasciarla, non possiamo fare altrimenti, quindi prima o poi dovremo chiudere questa serie. Dall'altro lato, boh, non lo so. Che cazzo lo sto facendo? Sì, giusto, Saviola al posto di Miranda, al posto di qua ci mettiamo Babangida, ok. Agaowa gli diamo un'altra possibilità al posto di Semau, ok. Devo un attimino recuperare la mentalità, signori, perché da un po' che non giocavo, quindi ho un attimino di dovermi riorganizzare. Allora, Ivanov, Valeri Turam, Jorni, Cafu, Davids, Agaowa, Babangida, Saviola, Totti, Henry. Va bene. Scendiamo in campo, signori. Quindi non lo so. Mi ha fatto tante chiacchiere, ma non abbiamo una soluzione. Non abbiamo una soluzione. Io non vorrei che con una terza stagione della Roma magari vi potreste annoiare, con una prima stagione dell'Inter magari finiremo per poi avere difficoltà. Vabbè, le difficoltà le abbiamo avute anche all'inizio di questa stagione, non è che non ne abbiamo avuto. E non poche, no, decisamente non poche. Davids, bravissimo Saviola, lancia Babangida che ci arriva. Il Bamba decide di accentrarsi, decide di crossarla, ma porca miseria. Bellissimo, bravo Saviola, provaci. Mannaggia. La cavolo mio, dai, svegliati, zio. Svegliati che già sei in campo. Grande Davids, recupera per Totti. Che cerca Saviola, che cerca lo spunto. Saviola,
1-0, signori, 1-0, la Roma vuole sancire sempre di più la vittoria di questo campionato, non lascia niente, siamo partiti a bomba, gran tiro di Saviola, respinto, Henry da solo davanti alla porta, spiazza il portiere da un lato, Henry e la palla dall'altro, Roma 1, Valencia 0, signori, non lo so, da un lato mi ispira, Ma Ivanov l'ha presa di mano fuori aria o impressione mia? Va bene, niente, l'albero non... Dettagli, dettagli. Salvataggio di Ivanov come non ci fosse un domani. Come non ci fosse un domani. Dai, dai, forza, 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 forza. No, no, no. Questo Valencia si sta però rimettendo in campo. Rimettendo in campo il Valencia, ma noi abbiamo un Davids che è pauroso. Saviola. Saviola, per esempio, potremmo ricomprarlo se dovremmo riniziare una stagione con l'Inter. Saviola lo potremmo ricomprare perché è arrivato proprio a fine mercato. A fine mercato, quindi ci sta, ci sta. Io non riprenderemmo i vari Turam, non riprenderemmo Babangida. Anche se Babangida, signori, cazzo, ci ha svoltato tantissime partite. Soprattutto grandissimo l'inserimento di Babangida che se ne va. No, Babangida mio, fisicamente, dove ce l'hai il fisico, Babangida? Babangida, guarda Henry che torna nel ripiegamento difensivo. Oh, meglio non l'avesse fatto. Grandissimo qui l'intervento. Davids. Signori, questo Valencia sta giocando veramente bene. Attenzione, Agaowa. Tocca il suo primo pallone. Agaowa decide di partire lui. Grande Agaowa nell'accelerazione. Mamma mia, che lento. Guarda come lo sta recuperando Carboni. Carboni ti sta recuperando, zio. Bellissimo! Mamma mia, che gol, signori! Babangida! Spettacolo! Un gol sull'asse nigeriano. Bello, bello, bello. Agaowa lo cerca. Babangida da fuori al volo. Mamma mia, gran gol di Bamba. Gol tutto sull'asse nigeriano. Bello, bello. Hanno dimostrato che funzionano, hanno dimostrato che funzionano. Questa cosa ci fa piacere, grandissimo il recupero di palla di Valeri. Valeri per Saviola. Saviola, Saviola, Saviola. Saviola vuole, non si sa cosa volesse, però la palla arriva a Babangida, 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 Babangida che cerca Saviola, che la come. No, dovevi passarla subito. L'ho ammaccata il pulsante per passarla, signori, ma non ci siamo riusciti. Non ci ha creduto, non ci ha creduto nemmeno lui in questo passaggio sul filo dell'out, sul filo del fine campo. Grande Valeri che mantiene di fisico un mastino, spallata su Angelo. La palla finisce fuori, calcio d'angolo per il Valencia. Grande Agaowa che lancia il connazionale Babangida. Babangida, Babangida, che lancia Henry! Lanciato Henry! Mannaggia, mannaggia, troppo presto. Troppo presto, troppo presto. Grande Davids, ancora il recupero di palla per Babangida. Babangida per Henry. Henry. Mannaggia Totti. Non doveva essere per Totti, doveva essere per Saviola sto passaggio. Davids per Babangida. Babangida per Henry. Henry. Vede l'inserimento di Saviola. Che... No, mannaggia. Ho sbagliato io. Bello l'1-2, beh, no, Agaowa, Agaowa. Mannaggia, 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 mannaggia. Recupera sto pallone, non glielo fare passare. Dai, Valeri mio, mamma mia, ma che era un fallo quello, ma che fallo era? Ma che fallo era? Palla sulla barriera, la punizione per il Valencia è finita sulla barriera e sarà calcio d'angolo al 33° per il Valencia. Palla messa fuori, ma non abbastanza bene. Grandissimo il recupero di palla di Cafu. È partito Cafu. È partito Pendolino Cafu. È partito Cafu. È partito Cafu. Che manda Arri. Arri, 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 Arri. Top. Grande finta di tiro di Arri. Però il portiere non ha boccato. Mannaggia. Il difensore aveva boccato. Il difensore aveva boccato. Saviola spintonato giù. È grande l'intervento, Babangida, 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 Babangida. Annaggia, l'ho fatta troppo presto, signore. L'ho fatta troppo presto. Sì, eravamo a chilometri di distanza. Grandissimo l'intervento. No, ma... Allora, se era al contrario, non gliel'avrebbe mai data questa rimessa laterale. Se era al contrario, non gliel'avrebbe mai data. Mamma mia, che brutto fallo, violento proprio. L'arbitro non ammonisce. Grande arbitro, ci piace. Cioè, ci piace, un arbitro che lascia giocare.
Calma, 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 Valery, Cafu, 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 cercato con molta calma Babangida, che cerca Davids, 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 che cerca Saviola, Saviola, annaggia Saviola, annaggia, annaggia, grandissimo questo intervento, non riusciamo a recuperare il pallone con Davids e poi con Saviola, 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 cerca un movimento, che cerca Arri, annaggia, Arri, 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 Arri. Mi sta divertendo la finta di tiro, signori. Non ne sto azzeccando una. Non ne sto facendo bene una. Mezza, mezza, proprio mezza. Agaowa, vuoi giocare con noi? Cioè, Agaowa ha fatto l'assist e basta. Non vuole fare più nulla. Gli è bastato. Gli è bastato l'assist. Gli è bastato l'assist. Attenzione! Grandissimo il movimento di Henry! No, porca miseria, signori. L'avevo mandato al bar. L'avevo mandato al bar. L'avevo mandato al bar. Di nuovo! E segna Saviola nei minuti di recupero. 3-0 della Roma sul Valencia. Giochiamo in scioltezza, signori. Non si è caduto un cavolo. Guardate quante finte. Finte di tiro. Poi la palla arriva lì. La palla finalmente arriva a Saviola che la piazza con calma in porta. 3-0, signori. Una grande Roma, signori. Una grande Roma. Una grande Roma che si prende questo scudetto, porca miseria. Facciamo un piccolo cambio, sì, dai. Totti l'ho visto completamente assente. Totti completamente assente, quindi leviamo Totti e diamo spazio a Stojkovic, che merita. Merita, dai, signori. Diamo anche passerella al buon Stojkovic, che comunque ci ha dato qualche buona prestazione e ce l'ha regalata. Qualche buona prestazione e ce l'ha regalata. Quindi è giusto anche far giocare, fargli dare, dargli la passerella che merita. Attenzione, Saviola, 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 si gira, Saviola, 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 mannaggia! Subito un primo pallone per Stojkovic, che ricordiamo è lento come poche cose al mondo. No, Babangida mio! Davids costretto a un intervento che non gli riesce. Grandissimo Thuram invece. Thuram sarà un altro che mi mancherà praticamente. Saviola, Saviola per Stojkovic che lancia Agaowa, 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 annaggia. Aia, mi sto divertendo con le finte tiro, si vede che giochiamo in scioltezza, decisamente sì, si vede che giochiamo in scioltezza dal fatto che prende, mi sto divertendo con le finte tiro che non l'abbiamo fatto mai in tutta la serie. Adesso siamo partiti con le finte tiro, signori. Non le abbiamo mai fatte in tutta la serie. Si vede che c'è scioltezza, c'è tranquillità, signori. Ormai scudetto vinto. La Roma gioca sul velluto. La Roma gioca sul velluto. Sì, decisamente sì. Decisamente sì. Se ci giocavamo lo scudetto in queste ultime partite, non penso. No, mannaggia. No, Davids mio. Grande Davids. Cioè, Davids non completamente. Saviola, 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 manda Thuram! Sì, manda Thuram, manda Arri. Comunque, tre gol di tre giocatori diversi. Hanno segnato Thuram, ha segnato Arri, ancora questo Thuram. Ha segnato Arri, ha segnato Babangida. No, brutto fallo di Valeri, niente. Che si vuole fare buttare fuori per forza? Ok, non ci vuole essere, all'ultima di campionato non ci vuole essere. Punizione, Mendieta. Parte il tiro, pallone completamente fuori. Mi fai fare due sostituzioni. Dai, diamo passerella a tutti, signori. Diamo passerella a tutti. Cambio giocatori. Leviamo Agaowa ed entra Semau. Ragazzi, Semau. E facciamo anche giocare Miranda. Dai, passerella anche per Miranda, signori. Sostituzioni inutili. Dico, non. Leviamo un Saviola in grande forma. Però, chi? Dai, signori. Diamo un po' di passerella. Stiamo vincendo 3-0. Lo scudetto già è a casa. Dico, va bene così. Miranda, 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 Miranda. Oh, oh, oh! Scusatemi, qualcuno lo ferma questo? Grazie, Davids, ti ringrazio per la presenza in campo. Dico, se ne stava andando da solo, Turam, Turam, Turam per Bamba, Babangida, Babangida per nessuno. Niente, no, abbiamo deciso che dobbiamo prendere il gol, signori. Abbiamo deciso che dobbiamo prendere il gol. Semau! Semau è tornato, ha abbandonato i semafori ed è tornato in campo, signori. Semau, 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 se... Che cazzo è successo? Semau, con la finta tiro, si riposiziona. Niente, mi è partita la pausa quando non ci stava. Mi è partita la pausa quando non ci stava. Semau è tornato a calcare i campi di questa Serie A. Stojkovic, Stojkovic, sei lento, Stojkovic, non puoi fare quello che hai in testa, Stojkovic, Stojkovic,
Però lui non lo sa, non lo sa. Davids, no. Signore, lo so che mi starete insultando guardando questo video perché sto usando la finta tiro in maniera inutile. Ivanov! 3-1, signori, 3-1 del Valencia. Stiamo un attimino troppo giocando sul velluto, nel senso proprio stiamo facendo una passerella in tutti i sensi. Semao però non ci sta. Semao questa volta la crossa, Stojkovic. Attenzione a Miranda. Miranda, 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 che riesce a centrarsi. Il pallone arriva a Arri, 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 Arri. Oh, annaggia. No, liscio completo di Thuram. Thuram mio, devi difendere al centro dell'area. Mamma mia, che. Oh, signori, ma. Oh, porca miseria. No, vabbè. 3 a 2 del Valencia, signori. Rischiamo. Allora. Torniamo un attimino a essere concreti sul campo. Grazie, ve ne sarei molto gentili. Perché dico, vincevamo 3-0, dico, stiamo 3-2, dico, farci pareggiare dal Valencia, anche no. Anche no, anche no, anche perché stiamo a parlare di aumentare il livello di difficoltà, dico, non è un'ottima premessa. Quindi la cosa non andrebbe molto molto bene. È vero che abbiamo sostituito a mezza squadra. Mamma mia! Mamma mia, che risultato col brivido. Che situazione col brivido. Dai, dai così, dai così. Semao per Stojkovic, Stojkovic per Miranda che cerca Cafu. Mannaggia. Sì, però tu non mi puoi cambiare il personaggio quando io già so cosa fare con quell'altro. Mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Ivanov, grande Ivanov, parata plastica. Mantieni il risultato fermo sul 3-2. Thuram per Cafu. Cafu per Bamba, che decide di ripartire lui. Il Bamba. Mannaggia. Ho sbagliato io. Miranda cerca una copertura che non riesce. Thuram molla la difesa centrale per andare in copertura. No, vabbè, 3-3 del Valencia, signori. 3-3 del Valencia. Non ci posso credere. Al 42esimo. Cioè, ho cambiato qualche giocatore per dare un attimino più di situazione e ci siamo fatti recuperare. Stojkovic! Cioè aveva la vabbè. Partita passerella che però. Signori, partita passerella che vorrei evitare di perdere, sinceramente. Da 3-0 a 3-3. Va bene, dai, signori, no, no, non fa niente, ci siamo divertiti, è stata una partita proprio giocata con superficialità, che però è andata, un bel gol sull'asse nigeriano, tre gol di Arri e doppio assist di Agaoua, sia per Babangida che per Saviola. Ah, gli ha dato l'assist anche a Saviola, va bene, Farinós ha segnato il terzo gol per il Valencia, va bene, non fa nulla, ci portiamo a casa qualche punticino. Che ci sta bene, non è un problema. Siamo a 37 punti. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Se siete arrivati fino a qua nel video, vi ricordo di darmi dei suggerimenti per come continuare la serie. Detto questo, noi ci vediamo sempre qui sul canale domani per un nuovo appuntamento. Bella, raga. Ciao!